lei, perché qui sono un giudice. Vede, non io sono ho la patente di comico, questa sera invece vengo qui a portare una testimonianza tragica, cioè quella dei miei compagni di sventura. Noi Grassi, lei, Zingarelli. Io sono Silvestri, il conduttore, come può dire che il sono conduttore. Grassi? Voi siete dei malati gravi. Io sono il conduttore, Milano. E vabbè, caro... Anzi, sono il giudice. Caro giudice, lei se continua a vivere come vive, in maniera così dissennata, muore nel 91. E lei? Anche. E lei? Anche, purtroppo. Vabbè. Attenzione, innanzitutto io vorrei denunciare... Si può fare? Sì, sì. I due nostri amici. Un io momento, sono denunciarli alla magistratura no, o denunciarli, no, no, denunciarli pubblicamente? Qui, denunciarli alla pubblicamente, nostra non voglio querele anche un se... momento solo, c'è una telefonata sì, importantissima. Pronto? Sì, se no, non è vero. Sì. Senta, prego. Signor giudice, dica, vedo dica. Che il tono di questa serata è un tono un po' da circo, un po' scherzoso. Dica. Cioè, i Grassi fanno ridere. I Grassi sono dei malati, fanno pena. Come i malati di cancro. Ferrara, non rida, lei è veramente molto malato. Il problema è non andate nelle cliniche dietetiche. Io sono stato, io sono ricco come Crizia, immagini sì. Quei poveracci. Sono stato quel posto di Bobè che lei sa che si chiama Quiberon. Sì. Sono stato a un posto Überlingen. Quiberon sarebbe un posto in Normandia. Quiberon per ricchi, di cura delle acque, eccetera, pozioni, stesse cose, purghette, eccetera, relax, massaggio, eccetera. Sono stato in un posto che chiama Überlingen, lago di Costanza, sì. Dove la direttrice è stata anche ad Auschwitz, questo per sì. Dire. Sono stato in molte altre parti, non voglio fare nomi per non screditare troppe persone che vivono di questo, i risultati sono, sì, finché non mangi, finché sei là dentro, è chiaro, ma il problema non è, il problema vero non è il mangiare, il problema, il mangiare è un sintomo, il problema vero va rimosso. Devi non mangiare a casa tua, non puoi curare un alcolista dicendo non bere, facilissimo. Gli alcolisti sono abitualmente, lei non è alcolista ovviamente. No, questa ancora no. No, fortunatamente no. Però, lei lo sa però, signor Ferrara, signor giudice, che un cane che mangia una sola volta al giorno vive 20 anni e un cane che mangia come mangiamo noi due vive 5 anni? Io quindi... mangio una sola volta al giorno, sì, il ma problema moltissimo è quanto, però. Eh beh, certo, questo è il problema. Però mangia certo, in maniera terribile. Quindi, dico la verità, il problema è un problema assolutamente da affidare ad uno psicologo. Un problema che, sinceramente, avremo che psicologo, anche gli psicologi, caro anche psicologi. Villaggio. Noi siamo persone serie. Ecco, abbiamo io consiglio comunque tutti i compagni di sventura, ce ne sono molti anche qui in studio, compreso lei, a mettersi lei in mano... Lei è più sventurato o più ricco? Io sono ricco e sventurato. Ricco e sventurato. Perché purtroppo la vera, il vero motivo, all'inizio è l'ansia. Una telefonata, posso vabbè. Finire questa testimonianza? Sì, l'ansia e poi... Vedanzi, allora io, come tutti noi disgraziati, come tutti usiamo voi, come tutti voi, io come, sono il anche lei. Io sono il conduttore, mi vabbè, però anche sono lei il purtroppo. Come vuole. Usiamo il cibo come ansiolitico, il rituale. Lei mangia di notte, no? Una no, sola volta no, al giorno. Mai, a che ora mai, mangia mai. Però? Ma alle 9, alle 10, quanto alle 11, mangia? A mezzanotte. E lo usa come ansiolitico. Ma poi, di notte mai. Poi degenera dopo in ansia mai. E l'ansia da rimuovere, questo è il vero problema. Non è chiaro, è facilissimo. Qual è il problema? Non mangiare è il rapporto assolutamente sbagliato, cari amici di Sventura, ascoltate il cibo, curatevelo a casa vostra, ci vuole molto tempo, non affidatevi a nessuno, quelli che vivono sulla nostra malattia, è una malattia mentale, non è una malattia fisica, poi è chiaro che diventa una malattia fisica, colesterolo, e vede, io non uso, entro nelle scarpe, Zingarelli al sarto, ecco, io ma uso come questi mai, contenitori, come mai è venuto scalzo? Non entro nelle scarpe, cioè non entro nelle giacche, non ho il sarto compiacente di Zingarelli, ho capito, ecco, ho capito. Io sono un uomo assolutamente angosciato. Mi e faccio fare un attimo sì, prego. Solo la telefonata e continuiamo con le angosce. Pronto? Sarebbe altro. Non mi fai Villaggio, no, io la faccio parlare. No, lei adesso, che ne pensa di tutta no, questa situazione? Lei sta buttando la palla fuori. Adesso, dica. Adesso si parla di zantinismo, pillole. Non bisogna mai prendere niente. Vanno curati solo quelli che hanno una disfunzione endocrina e vanno affidati a un grande clinico, possibilmente alla scuola di Nicola Penn. Quelli sono malati veri. I malati di mente, quelli che sono grassi per eccesso di assunzione di cibo, come lei... Non devono prendere pillole. Chi è? Non lei? Devono. Lei, chi? Lei, signor lei Ferrara, il povero Zingarelli, il povero Silvestri sì. E chissà quanti altri compagni di sventura. Questi vanno curati. Ma Zingarelli è lì che c'è, è vicino allo scaldavillaggio. Sì, ride. Ride, si diverte come un pazzo. Ma si diverte come un pazzo, ma è un malato. Zingarelli va consigliato in un altro modo. Zingarelli non deve assolutamente affidarsi a, posso dirlo?
a improvvisatori, deve assolutamente prendere atto. Sa come si chiama la sua posizione, Villaggio? Lotta su due fronti. No, assolutamente, guardi, io conosco problemi come la tossindipendenza, l'alcolismo. Lei è diventato uno che lotta su due fronti, lei ce l'ha con chi vuol far fare le diete. No, assolutamente, e con chi non io le voglio fare. Veramente dare una mano. Se parliamo di pillole, non diamo una mano. Lei non deve in questa trasmissione accusare i due signori. I due signori magari svolgono una funzione utile per quelli che non ha. Prima di tutto nelle scuole, via l'ora di religione, scuola di un'ora di dietetica. Credetemi, veramente, che farebbe molto bene. Poi, sinceramente, questi signori vanno assolutamente, devono capire che l'assunzione di cibo è una malattia, è il sintomo. Cioè, un alcolista, secondo lei, perché beve? Perché gli piace l'alcol? No, perché ha un problema profondo. In genere gli alcolisti sono persone, ha un problema molto profondo di cui non conosce la nostra società, che vive solo di valori surrogati. È una società che produce prima ansia e poi angoscia. E questa angoscia da vincere, il giorno che tu riesci a capire pacatamente a casa tua, avete capito, amici in ascolto, che cos'è il tuo vero motivo di angoscia, vedrai che comincerai ad avere un rapporto diverso con il cibo. Lei vuole non fare, è privando lei vuole fare un alcolista. No, io voglio aiutare realmente. Posso parlare? Voglio aiutare realmente. Chenu è bravissimo, indubbiamente, io sono sicuro. Lei mi invita nella sua clinica. Ma volentieri. Gratis però. Assolutamente. Giura? Lo giuro. Allora vengo. D'accordo. Però, e dopo facciamo una visione. Scusate, questo si chiama mercimonio. No, non è vero. Un giudice vero, corretto deve dirlo. Questo è un mercimonio. Io ci vado volentieri perché è un bellissimo posto. No, adesso chiamerò due psicanaliste e la faccio sistemare, Villaggio. No, io non sono un pazzo. Due psicanaliste, una freudiana e una lacaniana. No. Io non sono un pazzo, io sono un malato di mente, purtroppo. Io vado curato in questo senso, io ho un problema di angoscia, come tutti, come lei, caro. Sì, ma io una cosa uso terribile. Il cibo, purtroppo, come rituale. Pensi l'alcolista, pensi il tossicodipendente. Saluto i telespettatori e soprattutto molta solidarietà con i poveretti come noi che hanno un rapporto così sbagliato con il cibo. Credetemi, è l'angoscia. E purtroppo questa cultura maledetta, un mondo senza Dio, con valori surrogati, credetemi, cercate di capire qual è il vero problema che vi fa avere un rapporto così balordo con il cibo. Vi vedo tutti nudi di notte a mangiare di fronte al frigorifero, sbranare polli freddi e cose ripugnanti che Zingarelli stasera sta già tramando. Zingarelli ha uno stufato gelato pronto. Bene. Io adesso congedo, grazie Villaggio per essere venuto, i nostri ospiti. Senta, c'è una telefonata, prego. Questo impegno che io vado gratis. Gratis? Gratis. D'accordo. Io ci vado gratis. Due settimane. Va bene, mercimonio. Grazie. Va bene, arrivederci. Gran buffo. Prego, professor Caruba, saluto. Prego Di Flaviano, ci vediamo più tardi. Devo dare la mano anche sì, Villaggio, non faccia come sempre disordine, grazie. Grazie. Pronto? Sì, pronto.